Sono tornati in piazza con una grande voglia di riscatto e con la carica di chi deve nuovamente riconquistare la vittoria. I ragazzi terribili di Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia, salgono di nuovo in sella ai propri destrieri per la seconda giornata di prove in Piazza Grande. Poi oggi ho montato Massimo al cavallo di Gianmaria. Per me lui è un po' faticoso, non è, cioè, per come ho l'impostazione io fatico un po' con lui, però è un ottimo cavallo. E poi ho riportato Ona, il mio cavallo di riserva, che sta crescendo giorno per giorno, quindi insomma già a giugno difficilmente permetteva di lavorare sull'impostazione, sul punteggio. Piano piano ci arriviamo invece adesso, quindi sono molto positivo su lui. Basta vedere che anche campioni come Martino hanno vinto un terzo delle giostre forse, insomma, più vittoriosi, per cui ci può stare. È andata una giostra storta, sicuramente la prima carriera ha un po' compromesso tutto, Gianmaria ha fatto il possibile, però insomma è andata così, ora vedremo di rifarci, insomma, al più presto. Cioè, ci può essere aria buona o aria meno buona, però insomma siamo sempre stati lì con il massimo impegno, per cui purtroppo le giostre ci sta insomma, poter trovare un attimino il cavallo agitato, una carriera un po' più veloce, insomma. Noi ci siamo impegnati anche per la giostra di giugno, i risultati non si sono visti, però ecco, sicuramente non abbiamo riportato niente di quello che avevamo fatto a casa. Probabilmente sarebbe stato peggio se andava tutto bene e non riuscivamo a conquistare l'Arancia d'Oro, così effettivamente c'è stato qualcosa che non ha funzionato. È stato palese che c'è stato qualcosa che non ha funzionato, per cui correggere l'errore è stato un compito di quest'estate. Cioè, probabilmente la giostra di settembre uno arriva più preparato perché hai un anno dietro di lavoro, piuttosto che a giugno, che magari ci si mette mal tempo, ed è un anno che non rientra in piazza. Invece a settembre già i cavalli hanno fatto una prova, una settimana di prova a giugno, arrivano a settembre sicuramente con più bagaglio tecnico. Ma è sicuramente una guida tecnica, è la guida tecnica migliore che possiamo trovare qui ad Arezzo. Ovviamente poi d'inverno ci sono stati, insomma, tutti i vari avvicendamenti. Io la stima tecnica in Martino ce l'ho, ovviamente poi non saprei, cioè, sicuramente con Martino siamo più forti che senza Martino. Quello che farà lui è solo lui, prenderà le sue decisioni, insomma, non è che mi metto a dire no, stai qui per forza. Giustamente, se uno deve prendere le sue decisioni, le prenderà. Però ecco, sicuramente con Martino abbiamo quella tecnica in più, o comunque abbiamo così una persona che ti corregge appena sbagli. Sicuramente è un vantaggio, perché magari da solo non vedi quando sbagli. Io la penso in un modo molto chiaro. Sì, a giugno sono stati disturbi, ma non solo da parte di un quartiere, da parte di quartieri, che secondo me non vanno bene, perché a noi come cavalieri, come quartiere, ci viene chiesto un passo tecnico in più, con visite, previsite, esami del sangue. C'è tante spese veterinarie e c'è il rispetto dell'animale. Che possa far parte del folklore va benissimo, fino a un certo punto, perché noi lavoriamo tutto l'anno per fare quei 4 secondi. Se in quei 4 secondi, con dei disturbi, si riesce a rovinare un cavallo, si può arrivare anche a farsi male, non ha troppo senso. Si ritorna a delle giostre quando c'erano meno regole, che le persone poi lanciavano di tutto, però a quei tempi non c'era neanche una scuderia, non c'era tutto il lavoro che si faceva adesso. Per cui secondo me sarebbe più rispettoso per tutti, anche per la manifestazione, se così si vuole sempre di più alzare l'asticella della difficoltà, essere un attimo più rispettosi nei confronti dell'animale. Molteplici spiegazioni, perché ovviamente non è andata così solo per sfortuna, ci sono degli errori che abbiamo commesso tecnici, e quindi noi a pochi giorni dopo la giostra ci siamo trovati tutti insieme a discutere di quello che era andato male, soprattutto di dove dovevamo lavorare per migliorare, e questo l'abbiamo fatto, è normale, insomma.
poi è vero che non è sempre facile, cioè che è molto più facile perdere che vincere la giostra, però ecco, diciamo, c'è anche un po' modo e modo, no? Noi abbiamo compiuto degli errori un po' grossolani e quindi quelli vanno aggiustati. Ma non lo so, io personalmente no, mi sono preparato come sempre e non è cambiato tanto. Poi non lo so, magari a posteriori uno è in grado anche di cogliere dei segni che lì per lì non interpretava. Io ero sereno, poi dopo sinceramente i problemi più grossi li ho avuti un po' con il cavallo, insomma, quello che poi mi ha condizionato. Spero di non averli trasmessi io a priori, ma non credo. Sì, allora, se devo parlare da giostratore, insomma, da professionista che tutto l'anno si allena, dispiace, però d'altra parte quando sono un po' così per tutti, cioè io dopo la giostra di giugno non mi sono mai lamentato pubblicamente. Purtroppo ci sono, perché comunque è sempre una manifestazione cavalleresca, è difficile trovare altre situazioni in cui cerca di creare questo tipo di pressione ai cavalli. In più non è neanche una corsa e quindi i cavalli non avrebbero neanche bisogno di stimoli a correre, appunto. Però questo poi sta un po' nella cultura, insomma, della gente, quindi io però se le regole sono queste io mi adatto, poi se dovessero diventare un po' più ferre, ecco, magari meglio. Però insomma così va bene.